Una voce flebile ma chiara: Francesco Bertocco è a terra, ferito gravemente. Morirà poco dopo l'arrivo dell'ambulanza, ma è ancora lucido e riesce a rispondere alle domande di un agente della polizia che riprende tutto con il telefonino. Chi è stato a sparare? Mio nipote, risponde l'uomo, fornendo prima di morire il nome del colpevole. Giovanni Bertocco, 34 anni a giugno, il giovane che subito dopo il delitto si è costituito presso il comando provinciale dei carabiniere da ieri notte è in carcere mamma mia beh. ma chi ne è stato? Ne puta Tagina Bertocco Giovanni? Eh. Mamma ma non. Ma va sparato. Stavo anno con buonanza, stavo l'anno. Che ne nel corso di un lungo interrogatorio che è terminato a tarda notte, Giovanni ha detto di aver ucciso a colpi di pistola lo zio a seguito di vecchi dissapori familiari. I rapporti tra i due non erano dei migliori, lo hanno confermato gli stessi parenti più stretti, descrivendo Giovanni come una persona difficile e dal carattere irascibile. Intanto, nella serata di ieri, su disposizione dello stesso PM Cozzolino e della collega Paola Izzo, si è svolta la psia, è stato accertato che i colpi fatali, due in tutto, sono stati quelli che hanno raggiunto Francesco Bertocco al torace.